La signora! Riesci! Boh, è un colpo di scuola. Fanculo la dieta. Hai bevuto? Non sono ceci. Ma sono capperi. No. Non capisco. Questo è un cappero, questo no. Questo è un cecio. Un cecio. Sei presente? Siamo combattute sui ceci. Cioè io almeno, tu sei combattuta? No. Ti piacciono? Sì. Prendi tipo pasta e ceci? Sì. Tipo tipo i ceci te li mangi? Sì. Cioè i ceci, cioè tipo cosa ti mangi se eravamo i ceci? Sì, ceci con la cera. No, io sono combattuta. Questi qua sfusi. Non piacciono molto con i piselli, quindi è quello il problema. No, adesso mi piacciono abbastanza, però in un determinato modo. Ah, l'ultima cosa. Allora, ne abbiamo parlato di crackers segatura, sì, vero? Sì, penso. Vieni un attimo da solo. E come faccio? Sono stupida. Da quando mangiamo i crackers segatura? Non ho più mangiato i cracker normali. Adesso mi hanno portato i cracker normali. Ed è molto una nuova esperienza per me. Nuova. Vale, ma si già? Ti ricordi come sanno? No. Senti. Raga, scusate, ma chi c'è lì? Chi c'è lì? Chi c'è lì? La più brutta del mondo. Ci siamo. Ci siamo, mio Dio. Ma ciao. Ma cosa c'era lì? Non lo so. Hanno messo altre file. Hanno spostato tutti. C'è pure Gianluca. C'è anche Gianluca. Ciao, Giallo, anche tu. Ciao a tutti. Ciao. Sono molto contenta. Benissimo, bravi. È tornato il capello di merda. È tornato sia Michele, ma soprattutto... La signora! Ciao signora! Niente. Niente, è muscolosa, ma è tornata la signora. Ha trovato qualcuno. Signora? Ehi. Voi. Oh! Signora. Facci vedere come sei carina. Come sei carina? È tornato! Come sei carina? E niente. Quanto sei contento? Troppo, guarda! Raga, ciao! Il vlog di questa settimana, insomma, diciamo che non ha niente di ciccioso. Lo vogliamo dire che non ha niente di ciccioso? Non ha niente di ciccioso. Non ha niente di ciccioso. Ma perché abbiamo fatto una cosa, ma non la possiamo ancora far vedere. Esatto. Quindi la vedete poi. E anche un'altra cosa non possiamo far vedere della cosa prima, quindi poi probabilmente la vedranno poi. Ciao, come siamo vestite? Senza e con sigarette. Io mangio il gelato. Loro mangiano il gelato, io non posso perché la pesca. Madonna, ma quanto... Una bomba sto gelato, tra l'altro. Una bomba? Per la peggio generale, no vabbè. Comunque in tutto ciò, questo è il nostro outfit. Sì, fagli vedere anche il mio. Banana gigante, super cool sex con il corsetto. Lei è un po' Brasil. Figo raga, adoro, è bellissimo. Ragazzi, è il momento di bruciare lo stacchiotto, ce l'abbiamo già bruciato, però è molto... non si vedrà mai. Mi ha pizzicato una zanzara in frutta, adesso si vede. È molto brutto. Guarda. Cosa? No, si vede la minchia. Sicura? Vabbè. Ti giuro. Come ti senti per aver bruciato lo stacchiotto? Mazza, mi sento proprio una killer. Sei una mi killer. Sento una cattiva persona. Del tipo Babbo Natale non esiste, non esatto. È esistito. Non lo dirà nessuno. Esatto. Vuoi un po' di fiamma qua? Vai, Bella, Federica. È una ristoratrice audace che unisce la tradizione con l'innovazione. Andiamo a vedere se ha pulito la cappa, Velia. E la location quanto dai? 10! Ragazzi, Dieci. Basta. Federica Borghese ormai è andata. La merda totale. Ciao. Ok, Fede. Che cool. Raga. Ma dove vai? Dove stai andando? Ero intenta. Dove stai andando? Non mi resa conto che eravamo arrivate. Ho visto che non c'era più la strada davanti, ho fatto cosa. Io ti ho visto proprio andare, non ti volevo dire nulla perché era troppo divertente. Stai proprio andando. Ce l'ho io. Caffè! Vai a caffè! Caffè! Bellissimo! Pronto il caffè? No, non ti testa adesso! Vuoi caffè? Sì!
oggi, prima di uscire, facciamo addirittura il pranzo da portarci. Ovviamente broccoli, mi sembra ovvio, e ci portiamo il tonno. Quanto siamo brave. Ecco, giornata interessante in ufficio. Cazzato nero, eh? Ragazzi, non ho parole. Del mio brand Claudio Wood Geami. Camicie. Come ti senti? Camicie. Possiamo fare uno scambio merci invece che... Qua dentro i veramente io boh, è un colpo di scuola, è tutta unta questa pizza. Ah, aiuto, sta per fare, che cosa fai? Così vanno in mezzo. Sì. Adesso raccogli tu però, perché di solito raccogliamo sempre noi. Però ti do una mano perché sono Clemente. Non sei Federica. Mastella, Clemente Mastella. Non sono simpatica. Non per niente. Però oggi è stata una giornata un po' traumatizzante. Non so cosa ho in faccia, vabbè, comunque. Abbiamo deciso, siccome siamo uscite adesso dall'ufficio e sono le 8 praticamente, abbiamo deciso di sfondarci questa sera, visto che ieri abbiamo mangiato molto salutare con Sofia. Non abbiamo ripreso niente di Sofia ieri. Vabbè, praticamente siamo state a casa, è venuta Sofì e abbiamo giocato ai giochi da tavolo, cioè di società, troppo belli. Si chiama, un gioco che abbiamo fatto si chiamava Cranium, però era più bello l'altro, manco ve lo dico, uno perché non mi ricordo come si chiama, secondo perché non era al top. Era bellissimo e ci siamo fatti la quinoa con i ceci e i broccoli, molto molto buona. Oggi pure abbiamo mangiato in un ristorante tipo vegano, bio, super light, quindi abbiamo deciso di prendere il McDonald's, sfondarci, sfondarci male, bolletti da 20, il menu grande e fanculo la dieta. Gran crispy McBacon come al solito, cioè la cosa più buona del mondo. E l'autobus dovrebbe passare perché sennò ho paura che arriva prima la consegna di noi. Vabbè. Buongiorno. Allora, premessa, lo sappiamo che facciamo schifo e non abbiamo filmato praticamente nulla, no. Solo che non abbiamo letteralmente fatto niente questa settimana, tranne stare in ufficio e fare delle cose di lavoro. Non siamo andate in giro, non abbiamo fatto nulla, quindi oggi è il primo giorno in cui facciamo qualcosa e lo stiamo riprendendo, quindi facciamo schifo ma fino a un certo punto. Ci siamo riprese perlomeno. Sì, ci siamo riprese. Proprio in tutti i sensi. Esatto, in tutti i sensi, vabbè. Che tu dici? Ah, abbiamo deciso di incorporare il vlog della settimana scorsa, che non è uscito perché anche la settimana scorsa non avevamo tante clip. Oddio, Fedone. Con quello di questa settimana. Adesso stiamo andando a prendere la metro perché andiamo a farci le foto con Terry. E la prima tappa è un ristorante coreano tutto rosa. E vi porteremo con noi. Ciao. Il ristorante che stiamo dicendo è tutto rosa. E niente. Ciao a tutti, bella raga, abbiamo detto che avremmo portato con noi, ma la situazione è stata un po' complicata, ovvero che abbiamo passato tutto il giorno essenzialmente a fare foto, che vedrete prossimamente sui nostri Instagram. Queste scale mi uccidono. Adesso stiamo tornando a casa e mangiamo e poi riusciamo, perché siamo delle giovani donne intraprendenti. Voglio dare solo l'impressione di questa cosa. Allora, proviamo a dare l'impressione di questa cosa. Quante mandate c'ha sta porta? Comunque dicevo, niente, prossimamente vedete le nostre foto da Instagrammer su Instagram, perché se erano da Facebookare su Facebook, da YouTuberare su YouTube.
E niente, noi mangiamo. Federica, togli quei trucchi dalla tavola. Oh! Hai capito? Zitta, voglio vedere se il formaggio suda stasera. Federica probabilmente ha trovato il formaggio che suda, quello degli hotel. Lo so, suda dall'apparenza, sembra lui, però vedremo. Se l'ho trovato, perché la mia vita è finita. Vuoi appena cominciare a prendere la vista? Federica, con questi pantaloni, guardatela. Vabbè, raga, vado a fare pipì. Oggi è domenica e come ogni domenica, non è vero, è successo due volte, abbiamo fatto il ragù. Che in realtà... Tre volte. Tre, brava. Che in realtà è quello dell'altra volta che avevamo surgelato e abbiamo rifatto. È molto buono. Era quasi, perché è quasi finito. E niente, raga, è partita la nostra missione di postare tante foto su Instagram, quindi se ve le siete perse noi vi lasciamo i nostri social qui, andate a vedere, perché vi stiamo impegnando veramente tanto. Io devo farmi una doccia perché fa veramente caldo. Stufate di stare dentro casa e quindi abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata per la nostra zona, però non c'è un'anima. E questa aria rinfrescante mi sta piacendo veramente tantissimo. In questo momento non è proprio rinfrescante, però va bene. Nel frattempo il tram. E niente, come ha detto Velia, c'è un venticello super super carino e stiamo facendo una passeggiata a casissimo. Abbiamo pensato anche di ordinare la pizza, però visto che oggi abbiamo mangiato il ragù, forse mangiamo qualcosa di più salutare. Tra l'altro, per oggi ho adottato la no bra philosophy. Non so perché ve lo sto dicendo, mi sento molto strana e ho paura che la gente mi guardi le tette. Ok, basta, ciao. Buongiorno, noi stiamo uscendo, dobbiamo assolutamente pulire casa stasera perché voi non avete idea dello schifo che c'è dentro quella casa. Veramente stasera puliamo tutto. Cioè, ma in realtà non è, cioè, tipo i piatti, le cose sono tutte lavate. No, è il pavimento. Allora, il pavimento e i vestiti ovunque. Cioè, io non trovo più in camera mia perché è questo spazio. In realtà perché non ti va di rifare il letto, perché le cose le abbiamo lavate e sono anche asciutte. Non ti va di rifare il letto. Nell'armadio, cosa che non sono tre notti che vai a dormire con me perché non mi va. Ma pure quattro. Vabbè, comunque. Volevo anche chiedervi una cosa. Ma salve. Ecco, volevo chiedervi una cosa. Tranne la signora che mi vede vloggare, vabbè. Ma voi sapete cos'è Cubrico? Perché? Aspettate, non è che passa l'autobus? No. Perché è stato aperto questo nuovo canale. Dove vai? Scema. Vabbè. È stato aperto questo nuovo canale verticale che parla di cinema e serie TV e noi facciamo video su questo canale. Quindi ogni lunedì esce un nuovo video su Kubrick. Noi vi lasciamo anche il link nella descrizione, se mi ricordo, spero di ricordarmi. E niente, quindi se mai fateci sapere se vi piacciono quei video, andateli a vedere. Ragazzi, volevo dirvi che convivo con una vecchia perché voleva vedersi un film, però poi ha detto no, perché se inizia adesso finisce troppo tardi. Il suo troppo tardi era mezzanotte e mezzaluna. Scusa, domani mi devo svegliare presto, io ci tengo a dormire. Adesso cosa stiamo facendo? Sto guardando il film. Perché? No, prima la cosa troppo divertente è che stavo parlando, lei si è sbagliata a dire, e quindi ha detto dobbiamo farci un'amica vecchia. Faceva troppo ridere perché ci siamo immaginate noi al tavolo con una signora tipo di 70 anni a parlare delle cose nostre, che comunque i discorsi sarebbero stati E che lei ogni volta diceva tipo perché i tempi miei. Ah, se vi state chiedendo cosa ho in mano. Madonna, una droga. Ragazzi, sono un po' drogata. Drogata di questi bastoncini di liquirizia. Cioè, io veramente è una fissa pesante mia da più o meno tutta la mia vita. E Federica mi sta un po' aiutando. Ogni tanto mi dice, vai, dai, che fai? Che schifo. A parte che è buono. 300 al giorno. Uno al notte, uno al giorno. Sì, vabbè. Come si chiama il film? Di come si chiama il film? The One I Love si chiama. Ok. Poi, però se fa schifo. Fa schifo, cioè no, non è uscita bene. Fa schifo. Non lo dire a tutti perché fa cagare. Volevo dire, però se fa schifo, aspettiamo di sapere se fa schifo. Ma tu che c'hai queste mosse tu ogni tanto? Queste mosse con le braccia strane, tipo oggi. Non lo so rifare, è inutile che mi chiedi di rifarlo. Rifallo. Non lo so fare. È così, raga. Alle 6:30.
È proprio la mossa dell'orologio, capito? Ha fatto proprio tipo una cosa da coattella. Vabbè. Che è sta faccia? Vabbè, prendo in giro tutto il giorno. Io ti ando in giro tutto il giorno. Non mi vuoi mai bene. Perché io sono con i pantaloncini appesi in Laura, che ridere. Non mi vuoi mai bene, non mi che dai mai bacini. Che bugiarda. Quando ti chiedo qualcosa non la fai. Che bugiarda! Sei una bugiarda! Ecco, mi metto così. Madonna, so proprio il terrore. Che cosa? Che non hai letto niente, non hai sentito. Cosa? Quello che hanno detto nel film. No, come hai detto prima? Non lo so, così ho detto. Quella rimette dal minuto 8, dal secondo 8. Ma io secondo Mario. Sai che ho 8 un nome? 8 von Bismarck. Io, hai bevuto? Hai bevuto? No. Di nascosto, c'è una bottiglia nascosta in camera? No. Hai detto un po' che non sei sicura? Devo entrare sotto il letto? No. Ragazzi, ma è folle! Ma che ti è successo? Mi sono tutto nel ciclo. No. Perché piango adesso? Perché stai piangendo? Perché stai piangendo? Ma sei pazza? C'è una bottiglia. Whisky? No. Vodka? No. Vodka liscia? No. Rum? No. Gin? No. Ma che c'hai? Dai, lasciami stare. Ho visto che c'è la febbre. Lo sai come si fa? Dillo a tutti, magari posso dire. Guarda, è una perla. Allora, lo sapevate che per sapere se avete la febbre o meno dovete toccarvi le chiappe? Allora, se sono calde ce l'avete la febbre, se sono fresche non ce l'avete perché le chiappe sono sempre fresche. Le chiappe. Il sedere, come dire, i glutei. I glutei. I glutei. Lo sapevo. Abbiamo finito il film. No, io sapevo che andava a finire così. Cioè, oddio, stranissimo. Non lo sapevo veramente. Perché tipo durante il film ho immaginato tipo un botto di finali diversi. Ma più che altro non capisci, cioè io ancora adesso non è che ho capito perfettamente cosa è successo. No, mo te lo spiego, non lo spoilerò. Comunque, stranissimo. Madonna, stranissimo. Ti lascia in un modo molto strano, se lo guardate, si chiama The One I Love. Fatevi sapere se lo capite, se vi piace. E niente, buonanotte sul serio. No, sono amareggiata.